Questo premio intercetta veramente tante belle persone, tanti artisti, e devo dire che il direttore artistico Antonio Toppi è sempre molto abile nel capire quali sono quelle persone che in qualche modo hanno sempre un legame, poi in realtà con colui che porta il nome del premio, che è appunto Bruno Lauzi, non tanto per epoca ma magari come filosofia. E la cosa bella è che scova sempre quelli che sono degli ospiti che sono a misura, in linea proprio con questo altisonante nome che, ripeto, dà nome al premio. Allora, la carriera dell'ospite che sto per presentarvi è veramente straordinaria. Cioè, pensate, addirittura ha partecipato a Miss Italia arrivando terza. Quindi indubbiamente la persona che sto per chiamare sul palco, avrete già capito che, insomma, ha anche un'imponenza molto veemente, e proprio probabilmente con quello che è stato il suo percorso, partendo da lì, ha scelto di fare una carriera alternativa top, e devo dire la verità, dal punto di vista nella musica ha scelto anche una misura e un regime estremamente importante. Ora, vedete, i nuovi strumenti sono quelli del web. Sto per presentarvi un artista che ha fatto milioni di visualizzazioni sul web. Voglio un grande applauso per Patrizia Deitos. E allora, hai capito? Prego, madame, e voilà, ciao. Come no? Hai capito? Eccolo qua. Buon pomeriggio a tutti. Ma ciao, benissimo, ciao. Ok. No, intanto voglio dire, la cosa divertente è che proprio la tua partenza da Miss Italia probabilmente ti ha dato quello speech, quella iscra, quello spunto per conoscere un mondo, ma per poi svilupparlo per quello che era veramente il tuo sentimento. Sì, perché diciamo Miss Italia è un bellissimo gioco, si fa da ragazzine, può essere un buon inizio. Però secondo me è fondamentale non rimanere aggrappati a quella figura lì. Miss Italia, va bene, ci sono Miss Italia che dopo 30 anni che sono state elette ancora sono lì a dire sono stata incoronata. A me fa un po' terrore questa cosa. Quello è un bel gioco, un bel trampolino, ma chiuso lì. Poi uno deve crescere, deve maturare, deve fare il suo percorso. Diciamo, la moda è stata molto importante per me perché mi ha dato la possibilità di sviluppare quella che era la mia grande passione, cioè la musica. Vengo da una famiglia di musicisti, di jazzisti, quindi dall'età di 3 anni ascoltavo e respiravo del jazz. No, tra l'altro la cosa che ha dato poi un seguito fondamentale a quella che è stata la tua carriera, specialmente negli ultimi tempi, è stata la rete. Probabilmente quando tu hai incominciato la tua carriera, ma neanch'io, insomma tutti quelli che fanno questo lavoro, sì, non avrebbero mai immaginato, no, che la rete potesse dare le famose visualizzazioni e soprattutto tanta visibilità. Una volta c'era la radio, la televisione, che sono ancora dei mezzi classici, però questo è. È uno strumento eccezionale. Sì, no, ma infatti la cosa incredibile è che tu vinci moltissimo sulla rete. Ti sei mai chiesta per quale motivo tanti tuoi colleghi nella musica probabilmente non riescono a fare dei volumi di visualizzazione come te? Cioè, nel senso, c'è una quintessenza, c'è qualcosa che in qualche modo va in parallelo con un linguaggio digitale a cui tu riesci ad arrivare? In realtà io ho fatto un progetto che è l'esatto contrario. Ho ascoltato quello che era commerciale, ho preso il mio gruppo, ho fatto un progetto che era l'esatto contrario. Quindi il mio progetto è totalmente, completamente di nicchia, con scelte anche molto estreme, che sono ad esempio la volontà di non fare tante interviste, di non comparire troppo, di non avere una sovraesposizione mediatica, che è un po', diciamo, quello che è l'abitudine un po' di tutti. Adesso chiunque va su Instagram, pubblica qualsiasi cosa, va a mangiare al ristorante, pubblica il risotto, oppure il figlio, il marito, ogni cosa della propria vita privata. Io e tutto il mio progetto abbiamo fatto una scelta proprio contraria. Però questo è incredibile come in realtà invece ha ragionato per il pubblico del web in una maniera esattamente alla rovescio, nel senso che comunque quello che doveva essere un binario qualitativo e in qualche modo promiscuo ha poi raggiunto delle visualizzazioni pazzesche. Mi viene da ridere perché mi viene in mente una frase di Nanni Moretti, sì, nel suo film, che diceva: mi si nota di più
se vengo oppure se resto a casa. Hai capito? Eh beh, certo, d'altronde questo è. Forse funziona. Senti, la cosa interessante è che in questa puntata, in questa tappa qui a Dondi Multistore a Ferrara del Premio Nazionale Bruno Lauzi, tu ci fai un regalo, ma già il fatto che dici che non hai troppe esposizioni mediatiche, sono già privilegiato poter parlare con te davanti alle telecamere delle persone. Questo perché mi ha invitato il mio amico fraterno che è Antonio Topi, che conosco da anni, al quale voglio tanto bene, mi ha fatto veramente tanto piacere esserci, davvero, con e il allora, cuore. E allora però so che tu, capito, vedi com'è, però so che tu ci hai portato sacri. Un'anteprima. Sì, allora, ad oggi sì. È il brano che è il terzo singolo del mio album in uscita, che uscirà, e stiamo finendo di registrarlo, diciamo, dovrebbe uscire intorno al 15 di dicembre. Sono usciti già due singoli, e lo dico con una punta di orgoglio, il primo singolo ha raggiunto 300.000 visite, il secondo singolo ha superato il milione. Caspita, sì, sono molto contenta, anche perché, come dicevo, è un brano, il secondo brano, un brano completamente controcorrente, con un testo molto particolare, molto ermetico. L'autore delle parole è il poeta Pasquale Panella. La voglia, che stiamo parlando di uno dei massimi scrittori di penna per quanto riguarda scritti letterali, e, ma anche musicali soprattutto. Sì, che gioca con la parola. Hai proprio, capito, con i significati. Quindi per me è un grandissimo onore poter aver cantato tre suoi brani. Eh beh, a voglia. Sì. Senti, uscirai con l'EP a metà di dicembre, saranno sì. sei brani tutti sì. in digitale, quindi sì. userai questa situazione un po' criptica, ma tutto sommato che abbiamo capito che rimane nettamente nelle tue corde. Però noi siamo molto contenti perché vedremo in anteprima quello che è il video, la videoclip, tanto per essere chiari, del tuo terzo singolo, cosa che ancora non ha mai visto nessuno. Nessuno, neanche ascoltato, quindi sarete i primi. Ah. E vorrei dire una cosa che, sempre anche questa con una punta di orgoglio, perché abbiamo partecipato alla selezione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, che è uno dei tre più importanti festival certo. internazionali del cinema in Italia, e siamo stati selezionati con questo video nella sezione non videoclip ma cortometraggi. E questo la dice lunga sì. sulla regia e su quello che è lo screenplay sì. di quello che regia accade di lì. Antonio Maria Magro. Hai capito? Molto bene. Allora, il pezzo si intitola... Si intitola La bella vestita, il testo ve lo lascio ascoltare, poi ognuno di voi darà l'interpretazione che più ritiene opportuna, però diciamo un po' così, è un vedere l'abito femminile, trascenderlo un po' dal punto di vista non materiale ma metafisico. Esatto. Vi lascio così, vi lascio. Esatto. Benissimo, allora attenzione per tutti gli amanti di De Chirico, c'è pane per i vostri denti, ma anche ci sediamo? Per quello. Ci mettiamo qua al perché lato, dura mi un dicono po'. Gli... È dura un cortometraggio. Eh beh, certo, certo, ci mancherebbe. Un bel applauso, buona visione, eccola qua. Wow, forte l'applauso, Patrizia Deitos, complimenti, complimenti, no, devo dire la verità, straordinario dal punto di vista non solo musicale ma anche dal punto di vista cinematografico, capisco e adesso capiamo per quale motivo, è prima ancora un corto che una videoclip, tra l'altro insomma particolarmente interessante quello che è l'equilibrio tra, un po' come, adesso faccio una citazione, vediamo se, giustamente. Allora, Antonin Artaud sosteneva che ragionando sul teatro e il suo doppio, quando si metteva di fronte a un palco e recitava diceva, ma questa è commedia o è verità, cioè il pubblico è vero o sono loro che vedono una cosa non vera, e in questo caso il dualismo è niente male, è un male, gioco di rimandi, infatti esatto. Brava, complimenti, ma grazie, rimani con me sì, perché sì. visto e considerato che noi abbiamo la fortuna di averti oggi grazie al nostro direttore artistico che non ci ha veramente risparmiato niente, ha fatto le cose alla grande, quindi volevo invitarlo sul palco perché metti mai che ci dia anche qualche pralina di quella che è la sua arte. Un bel applauso per Antonio Rei Topi. Yeah, hai capito, hai capito, e voilà, io
Prego, prego, ci mancherebbe. Eccolo qua. Benissimo, ciao Antonio. Allora io... Prego, prego. Ma con tutto il bene che ti voglio, preferisco baciare prima lei. Ci credo, esatto. Eh beh, d'altronde... Ma facciamo un bel applauso a sta ragazza, che è fenomenale, grazie. Brava, Senti, la cosa molto interessante è che tutte le misure, tutti i colori del premio nazionale Bruno Lauzi assumono poi un senso quando io vedo tutte quelle che sono i regimi musicali, la voglia degli interpreti, dei cantautori di essere su questo palco, ma poi porti anche varietà di ospiti. In questo caso c'è una punta culturale che è particolarmente elevata, ma questo diciamo, è anche diciamo il bello. Assolutamente sì. Assolutamente questo sì. È anche il bello poi certo. Di quello che è il premio. Io veramente devo fare i complimenti a quest'artista che ovviamente non la conosciamo oggi, però devo dire ti faccio tanti in bocca al lupo per quanto riguarda questo percorso. Grazie. Innanzitutto per quello che è l'uscita del videoclip e grazie per averci dato questa esclusiva, ma d'altronde il nostro direttore artistico. Sai, una volta che ho scritto una canzone io non l'ha cantata. Non l'ha cantata, quando gliel'ha scritta Panella. Ha voglia, esatto. Quando ha scritto ma non Panella, si sa mai, la vita è ancora lunga. Possiamo... Però guarda, giocando con le parole, lei le canzoni di Panella le canta anche sotto la doccia e io me ne sono accorta a questo video. Peccato che io non l'ho mai vista sotto la doccia quando canta le canzoni. Vabbè, ma già insomma voglio dire, per un attimo ho avuto lo spettro di vedere te sotto la doccia e non so quale canzone potevi cantare. Proprio sotto, no, ma proprio sotto, proprio sotto, proprio in piatto doccia. Bene, allora attenzione, un bel applauso in bocca al lupo per Patrizia Deitos, uscita il 15 di dicembre per quanto riguarda il suo EP, che ha un titolo molto particolare perché scomoda una figura mitologica ed eccezionale, perché il tuo EP si chiamerà? Si chiamerà Ho incontrato Greta Garbo. Grazie. Perché solo evocare il suo nome richiama a qualcosa che rompe con gli schemi, va controcorrente e comunque era una grande artista, una grande diva, ma sempre a latere, non era mai... come dire, sovraesposta, come abbiamo detto prima. Quindi, secondo me, è un buon punto di riferimento. È anche un po' un simbolo di quello che sono le sonorità dell'album, che richiamano dei climi anni 30, anni 40, certo. Anche come strumenti utilizzati. Ecco. Esatto. Senti, io sono molto contento di farti da cavaliere per accompagnarti. Grazie. Giù dal palco, anche perché vedo, sì, insomma, tu sei abituata, se io avessi le scarpe della Deitos dovrei andare in autoscuola e prendere la D per poterle guidare. Ma io farò guidare. Così, guarda. Sì, ecco, così ti scendiamo insieme. Perché lasciamo il palco ad Antonio Topi che ci canta, dai, spara una... Ti canto una canzone mia. Certo. Okay. Una canzone che ricorda molto Bruno Lauzi, perché quando andavamo in giro a far serate, scrivere canzoni, abbiamo scritto alcune insieme, a lui piaceva in modo particolare e quando abbiamo fatto un CD, io, lui ed Enzino Iacchetti nel 2005, a lui gli piaceva questa canzone mia così tanto che ha detto alla compilation diamogli il titolo della tua canzone. Ha scelto lui, proviamo ancora insieme, che ho scritto insieme al maestro Lanfranco Perini, grande musicista, io ho fatto il testo, lui la musica, dedicata a tutti i telespettatori che ci guardano e al pubblico che abbiamo qua. Complimenti. Grazie a voi. Grazie Patrizia. E non da meno, prego, madame. La dedichiamo anche a Patrizia. Ci mancherebbe in primis.